Nessun poeta avrebbe potuto raccontare la gioia del popolo vincitore, l'orgoglio dei soldati che avevano vinto. Sasha era fiero del nonno che aveva combattuto in quella guerra e ogni anno, insieme a tutti, quando arrivava la primavera, ricordava quei momenti terribili, omaggiando il sacrificio degli eroi morti con canti patriottici e bellissime corone di fiori. Quando Sasha ascoltava questi racconti terribili, sentiva dentro di sé un fuoco di sentimenti. Dentro di sé sentiva il profondo legame che lo legava al suo paese. Ovunque scopriva qualcosa di magico e di unico. Quella era la sua terra, la sua, e non l'avrebbe cambiata per nulla al mondo. Quando fu chiamato soldato, scelse il corpo dei paracadutisti perché gli piaceva l'idea di volare in alto e scendere a terra dal cielo, come l'eroe visto in televisione che aveva sfidato il cielo e di cui conservava il poster sopra la scrivania. Un giorno partì in missione per combattere avversari feroci e spietati. Ci voleva molto coraggio. Sasha sapeva che era un compito importante. Doveva essere prudente e attento, molto più che in altre occasioni. Quella era una guerra vera, non poteva commettere errori. E la fortuna doveva aiutarlo. Entrò in una città antichissima. Procedi verso la linea di estrazione, ripeto, linea verde, vai nella zona sicura. È cattivo, non posso, loro sono ovunque, è la fine, richiedo attacco aereo sulla mia posizione, dite alla mia famiglia che l'amo e che sono morto combattendo per la mia patria. Eseguite l'ordine, vi prego.